Stasera il Grande Fratello VIP 7 non sta regalando chissà quali emozioni. Anzi, il pubblico di Canale 5 si sta lamentando sui social network per via dei blocchi scelti per questa 28esima puntata. Fatta eccezione per qualche momento, la serata non ha catturato l'attenzione dei telespettatori. In particolare, c'è chi si lamenta sui social network senza trattenere il disappunto sui blocchi di questa puntata ed è una persona molto vicina a un concorrente. Si tratta di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi. L'ex volto della TV italiana degli anni 80-90 si è lasciata andare a un'opinione molto popolare sul web stasera. Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso. Inutili. Che puntata inutile. Speriamo solo in una soddisfazione almeno. Le sue parole rispecchiano quelle condivise nelle ultime ore dai telespettatori. Probabilmente delusi perché avrebbero voluto vedere qualcos'altro di più avvincente. Invece, gli unici momenti che hanno soddisfatto le aspettative nella puntata di stasera del GF VIP 7 sono stati quelli dedicati a Oriana Marzoli. Quest'ultima sembra ormai aver rubato la scena ad Antonella Fiordelisi. Come lo stesso Alfonso Signorini pare voler far notare, la GFina venezuelana riesce a intrattenere il pubblico e a tenerlo incollato al piccolo schermo. Infatti, è in tendenza su Twitter insieme a Daniele Dalmaro, con cui ha instaurato un rapporto speciale dall'inizio della puntata. In particolare, la parte dedicata al confronto tra Patrizia Rossetti e Vilma Goic ha parecchio annoiato il pubblico, in quanto non si è arrivati neppure a una conclusione concreta. Il momento dedicato a Nikita Pelison non ha avuto l'effetto desiderato. Quest'ultima ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Valerio, il quale le ha semplicemente fatto capire che fuori dalla casa c'è ancora un esercito che la sta sostenendo. Nulla di nuovo, e niente di nuovo neanche quando sempre Nikita è stata protagonista di una discussione con Luca Onestini. Thank you.